Abbiamo quindi ottenuto che la variazione di quantità di moto a cui è soggetta una particella in seguito all'urto obliquo contro la parete del recipiente è pari a meno 2 py. Abbiamo anche detto che gli effetti relativi alla variazione di quantità di moto di un urto obliquo sono indistinguibili da quelli che avremmo andando a considerare un urto che avvenga in direzione perpendicolare rispetto alla parete. Possiamo quindi semplificare, diciamo, la nostra scrittura non andando più a considerare una notazione vettoriale per PY, ma limitandoci a una trattazione unidimensionale, quindi lungo la direzione y. Quindi andando a considerare esclusivamente il modulo del vettore. A questo punto ci dobbiamo ricordare che la quantità di moto di una particella avente massa m e velocità B è pari al prodotto della sua massa per la velocità. Ricordo che nel nostro caso la velocità della particella l'abbiamo considerata essere uguale per tutte le n molecole a nostra disposizione ed è quindi pari alla velocità media delle particelle. Siccome abbiamo deciso di considerare la nostra trattazione solo lungo una direzione, possiamo anche in questo caso eliminare la notazione vettoriale e limitarci al prodotto di massa per velocità per esprimere la quantità di moto. Possiamo a questo punto riprendere il concetto di conservazione di quantità di moto, già in precedenza espresso, ricordando che la variazione di quantità di moto avvertita dalla particella prima e dopo l'urto con la parete del recipiente deve essere pari in modulo avente segno opposto rispetto alla variazione di quantità di moto avvertita a cui viene soggetta la parete del recipiente. Possiamo quindi andare ad esprimere la variazione della quantità di moto a cui è soggetta la parete e la osserviamo essere pari a 2 volte PY e quindi per la sostituzione effettuata in precedenza 2 volte il prodotto della massa per la velocità della particella. Ricordiamo sempre la velocità è una velocità media. Ok, ottenuta un'espressione secondo grandezze microscopiche della variazione di quantità di moto a cui la parete del nostro recipiente è soggetta. Andiamo adesso ad effettuare una considerazione sugli intervalli di tempo che intercorrono tra urti successivi sulla stessa parete del nostro recipiente. E consideriamo il tempo che intercorre, come detto, tra 2 urti successivi. Sulla stessa parete del recipiente. Quindi ne abbiamo un intervallo temporale che sarà pari allo spazio percorso fratto la velocità che è propria della particella. Nel nostro caso
Abbiamo interesse nell'analizzare gli urti che avvengono su di una singola parete e quindi la distanza tra due urti successivi che noi andiamo a considerare è pari a, ponendo L, la lunghezza del lato, del nostro recipiente, a L in andata ed L in ritorno. Quindi 2L fratto la velocità della nostra particella, della nostra molecola, che come abbiamo detto per ipotesi è pari alla velocità media delle particelle. Giunti a questo punto possiamo ricordare la formulazione del teorema dell'impulso, in cui abbiamo che la variazione della quantità di moto in seguito ad un urto risulta essere pari alla forza che viene applicata per l'intervallo di tempo in cui appunto la forza è agente sulla parete di interesse. Nel nostro caso potete immaginare che la forza dovuta all'interazione tra la molecola, tra la singola molecola e la parete del recipiente si sviluppi su intervalli di tempo molto piccoli e che quindi le forze siano intense. Effetti analoghi sulla variazione della quantità di moto di una molecola in seguito all'urto contro la parete del recipiente possono essere espressi non considerando la forza di interazione reale che si sviluppa per un tempo molto breve tra molecola e parete, ma andando a considerare una forza media di interazione che si sviluppi appunto sull'intervallo di tempo delta t pari, come detto prima, all'intervallo di tempo che registriamo tra due urti successivi sulla stessa parete. Quindi da questa formula è possibile ottenere, tramite la formula inversa, l'espressione della forza media dovuta all'interazione tra la singola particella e la parete, che quindi sarà pari alla variazione di quantità di moto fratto l'intervallo di tempo su cui questa forza media si sviluppa. Possiamo quindi andare ad effettuare le sostituzioni, ricordando le grandezze determinate in precedenza e quindi la variazione di quantità di moto per un orto obliquo perpendicolare alla parete abbiamo osservato essere pari al 2 volte per il prodotto della massa della molecola per la sua velocità media fratto il delta t, che era pari a 2 volte la lunghezza del lato del cubo fratto la velocità media. Quindi possiamo riscrivere questa espressione in maniera più ordinata, ottenendo questa formulazione. Ma l'espressione di questa forza media fin qui ottenuta riguarda appunto una singola molecola. Noi in realtà siamo interessati all'azione complessiva delle n terzi molecole agenti lungo la direzione y, su
sulla parete del nostro recipiente. Quindi, per ottenere una forza media complessiva, possiamo andare a moltiplicare per n terzi il contributo della singola molecola, ottenendo questa espressione. Che è pari al prodotto del numero delle molecole presenti nel nostro sistema per la massa della singola molecola, che è identica per tutte le molecole qui considerate, per la velocità media al quadrato fratto 3 volte la lunghezza del lato del volume cubico. Siamo quasi giunti al termine della nostra trattazione. A questo punto abbiamo ottenuto una formulazione della forza media complessiva. Ricordate però che eravamo interessati alla determinazione della pressione, e la pressione è espressa come rapporto della forza fratto l'area su cui la forza agisce. Quindi possiamo andare a ricavarla per sostituzione, considerando il fatto che l'area della parete del recipiente è pari ad L al quadrato, essendo un quadrato, appunto. Otteniamo questa espressione in cui a denominatore compare un L cubo. Ma se vi ricordate, per le ipotesi, diciamo, che sono alla base di tutta questa dimostrazione, noi stavamo lavorando con un volume cubico, appunto, di dimensioni L alla terza. Possiamo quindi effettuare l'ultima sostituzione. Arrivare con un'ultima considerazione all'espressione finale della pressione ottenuta attraverso grandezze microscopiche. Quindi un'ultima considerazione sull'espressione ottenuta per arrivare alla sua formulazione finale. Potete infatti facilmente intuire che il termine mv quadro sia pari a 2 volte l'energia cinetica media di una particella avente massa m e velocità pari alla velocità media al quadrato. Siamo dunque giunti alla espressione finale della pressione, secondo questa trattazione, dal punto di vista microscopico dei gas perfetti, e quindi otteniamo che a numeratore abbiamo il prodotto di 2 volte il numero delle molecole presenti nel nostro sistema moltiplicato per l'energia media della singola molecola fratto 3 volte il volume del nostro recipiente. Siamo quindi riusciti ad esprimere la pressione attraverso grandezze microscopiche come ci eravamo prefissate all'inizio della lezione. La prima delle due è n, il numero di molecole contenute all'interno del recipiente a cui stiamo facendo riferimento. La seconda è l'energia cinetica media di ogni singola molecola presente nel nostro gas. D'accordo, qualcuno di voi potrà obiettare, ma a denominatore è presente il volume, che è una grandezza macroscopica. D'accordo, e allora
Riesprimiamo questa relazione portando a primo membro entrambe le grandezze macroscopiche, quindi pressione e volume, e mantenendo a secondo membro le grandezze microscopiche. Quindi sicuramente riconoscerete in questa espressione la prima parte, il primo membro dell'equazione di stato dei gas perfetti. Che abbiamo sviluppato a livello macroscopico nelle lezioni precedenti. Beh, questo è uno dei punti di arrivo di questa lezione e sarà il punto di partenza delle prossime trattazioni.